Dalla sconfitta alla speranza del centrosinistra in Abruzzo. Con queste parole Giovanni Legnini ha sintetizzato il risultato della coalizione capeggiata nella conferenza stampa tenuta a Palazzo dell'Emiciclo. Parole chiare che non lasciano adito ad interpretazioni di circostanza per Legnini. Il nostro risultato nella sconfitta può essere letto come deludente, aggiunto, ma è apprezzabile perché il progetto politico porta ad un più 12% rispetto alle passate politiche. La nostra proposta politica è valida, oltre che per l'Abruzzo, anche per l'Italia. A condizione che si provveda a strutturare il centrosinistra attraverso le doverose alleanze con progressisti, liberali ed appartenenti al mondo civico. Il Partito Democratico da solo, ha detto, non può bastare e in questa nuova dimensione deve rilanciare la sua funzione. Giovanni Legnini farà il consigliere regionale? Io sono stato eletto, adesso sarebbe un segnale non proprio positivo che sarò in consiglio regionale, insieme agli altri eletti. Dobbiamo tutti gli eletti e i non eletti essere al servizio della nostra regione. La mia candidatura è stato un atto di servizio, di generosità nei confronti della mia terra. È chiaro che le incertezze che riguardano il PD, che riguardano il quadro politico nazionale, le fragilità che ci sono, hanno influito, questo mi sembra evidente, ma io guardo il segno positivo di questa. Abbiamo perso le elezioni, ha vinto il centrodestra, il centrosinistra riparte da qui, riparte da una cifra che è importante, il 31% mi sembra molto significativo, che ripaga anche del lavoro importante, appassionato delle candidate, dei candidati, di moltissimi cittadini che sono tornati ad impegnarsi, ne ho visti tantissimi. Io non mi rimprovero, non riesco a rimproverarmi proprio nulla.